formazione continua, quella gestita dai fondi interprofessionali, in questo rapporto ISFOL ci consegna, diciamo così, un'opportunità per il futuro, e cioè che questa formazione continua sta diventando un elemento ordinario, regolare, una componente strutturale della formazione continua per le imprese e per i lavoratori. Naturalmente a questo va accompagnato anche uno sguardo sulla qualità di questa formazione, che non può essere solo collegata alla formazione in qualche modo obbligatoria, necessaria per la salute e la sicurezza, ma deve essere orientata a migliorare le competenze delle persone e a diventare strumento di competitività per le imprese. Così l'onorevole Bobba, a valle del convegno di presentazione del 16° rapporto sulla formazione continua in Italia, realizzato dall'ISFOL per conto del Ministero del Lavoro. Un volume ricco di informazioni, ha sottolineato Stefano Sacchi introducendo i lavori della giornata. Il rapporto, ha proseguito Sacchi, evidenzia il divario che ancora esiste tra il tasso di partecipazione del nostro Paese e il target fissato dalla UE, ma i passi in avanti che si stanno compiendo sono rilevanti. Sul piano finanziario, come ha sottolineato Davide Premutico illustrando il rapporto, la crisi economica ha causato il trasferimento di una consistente quota di fondi dalla formazione continua agli ammortizzatori sociali in deroga. Il ruolo dei fondi interprofessionali si è dunque rafforzato e al momento questi rappresentano l'unico strumento di finanziamento della formazione continua a livello nazionale. A ottobre 2015 il numero di adesioni ai fondi si è assestato su circa 930.000 imprese e circa 9,6 milioni di lavoratori. Un sistema di fondi solido, ha sottolineato Pierantonio Varesi, ben strutturato, che ha retto anche alle decurtazioni economiche e che ha permesso all'Italia di raggiungere importanti risultati anche nel contesto internazionale. Stimolante il dibattito con le parti sociali, moderato da Claudio Tucci. Tra i temi esplorati, il ruolo dei fondi dopo il decreto legislativo 150/15, le piccole imprese, l'invecchiamento attivo e la formazione come diritto dei lavoratori. Luigi Bobba ha chiuso il convegno mettendo in risalto la ricchezza delle informazioni fornite dai tre rapporti ISFOL su apprendistato, istruzione e formazione professionale e formazione continua, ed evidenziando il ruolo della formazione come diritto dei cittadini. Il lavoro comune in un obiettivo di realizzare una vera e propria nuova funzione pubblica, cioè l'accesso alla formazione come diritto da parte dei lavoratori, deve trovare da parte delle regioni, del ministero e di queste parti sociali un lavoro cooperativo convinto. Solo in questo modo affrontiamo una sfida difficile, che è la sfida di far sì che le competenze, la conoscenza non diventino una fonte di diseguaglianza, ma una fonte di opportunità per le persone che lavorano per gli anni futuri. Thank you.